Diciamo un'altra cosa, diciamo, che rapporto c'è con le lesioni? Esatto. E tutto questo poi ci porta a, sì, al momento attuale, come la sa, cosa io devo confessare che il momento attuale dal punto di vista elettorale induce una difficoltà, adesso dirò come io, ma tutto modestamente, ho superato anche su sollecitazioni di compagni e di amici questa difficoltà. La difficoltà esiste, secondo me. E la difficoltà è determinata da molti fattori, il primo dei quali è la sostanziale ininfluenza del voto sulle politiche reali. Tu voti, se ti va bene scegli la maggioranza, concorri a scegliere la maggioranza, ma le politiche appunto sono determinate. In questa Europa reale, non nelle, no, in questa Europa reale le politiche sono in larghissima misura predeterminate a meno della costruzione di una rottura, che non vuol dire l'uscita, che non vuol dire l'abbandono, ma vuol dire una rottura rispetto al paradigma che è stato fin qui realizzato e su cui si è costruita l'Europa reale, sia materialmente nelle relazioni economiche e sociali, sia politicamente nella struttura di governo e di rappresentanza della medesima. Per cui, come dire, senti un'impotenza che ti allontana dal voto. Inoltre, c'è il rischio di marginalità delle forze di sinistra. Poi qui bisogna fare un discorso su cosa sono le forze di sinistra. Insomma, secondo me si chiamano forze di sinistra coloro che sono state contro questo tipo di governo e questo tipo di paradigma economico-sociale. Queste forze rischiano in alcuni paesi, non in tutti, ma in alcuni, come il nostro, la marginalità. Quindi ancora di più, cioè non c'hai una calamita. Però sei sospinto, ripeto, oltre che per me da ragioni anche affettive, amicali, di solidarietà con chi conduce questa campagna elettorale e che chi si presenta, che mi sembrerebbe, diciamo così, ingeneroso non aiutare, anche per non avere poi il senso di colpa se non raggiungi il 4%, quindi diciamo così, anche un po' opportunisticamente per questa scelta. Però sei sospinto intanto da due ragioni. Una, essenzialmente, è facile sapere contro chi votare. E in questo contro chi votare stanno sia quelli che andranno a votare, sia quelli che si astengono. Cioè c'è un modo anche di votare contro, che diciamo contro cui vorrei dire queste poche parole, ma che c'è. Ecco, questo voto contro che cosa? Contro delle destre reazionarie, populiste e razziste, che rischiano di avere un'influenza crescente sui paesi europei, anche se la loro ascesa non è irresistibile, tuttavia è effettivamente un pericolo anche per quello che seminano di disgustoso, diciamo così, nella società, di inquinamento della società, e questa, diciamo, è un conto per noi troppo evidente, ma anche c'è un altro conto, che è contro quello che dicevamo prima, l'Europa reale di prima, e i protagonisti di questa Europa reale, perché le forze che ormai non sai più come definire, centriste, centrosinistra, moderate, diciamo, le forze della governabilità, entro cui stanno stabilmente le forze di centrosinistra, sono corresponsabili di questo disastro economico-sociale, e una delle ragioni del varco che si è aperto, in cui è entrato e è cresciuto il populismo come denuncia dell'élite, e non riuscendo a vedere che le élite erano solo uno schermo dietro cui c'è appunto queste forme del capitalismo. Questi due contro ti inducono a votare, ti ripeto, c'è anche un contro che uno dice non vado, però mi pare sei più portato a votare, per dire fermatevi. Una volta fatto questo fermatevi, poi cosa scegli? Scegli una forza che non è stata complice di questa riorganizzazione capitalistica e di questa forza culturale, non dico egemonica perché la cosa è da giocare, ma che si è prodotta come, diciamo così, come un rischio di costruire un senso comune che contiene elementi di razzismo, di xenofobia, di rifiuto della diversità,
di regressione anche rispetto a grandi conquiste civili e sociali realizzate. Allora, una forza di sinistra, ora, questo, la sinistra, anche per come composta e per quello che dice, mi sembra essere questo esito di un ragionamento, siffatto. A maggior ragione perché la sua collocazione nel Parlamento europeo, nel GUE, è una presenza che in tutti questi anni si può discutere nei limiti, ma non si può non apprezzare la collocazione generale, cioè una collocazione di opposizione a questa tendenza e di una attenzione al conflitto e ai movimenti che io spero, sulla base di un risultato elettorale favorevole, possa incrementarsi e possa diventare la sua vera ragione di esistenza, cioè una presenza nel Parlamento che guarda al conflitto come risorsa fondamentale della politica.